Buonasera a tutti, sono Rossana Prezioso, editorialista di Trend Online e vi do il benvenuto a questo incontro dal titolo Quanto e quando investire sui mercati azionari, un webinar nato dalla partnership tra Trend Online ed FXGM, società specializzata nell'offrire servizi e piattaforme per il trading online. Questa sera ci occuperemo di una tematica molto importante, e cioè cercheremo di capire come organizzare il capitale e di conseguenza il portafoglio per la stagione estiva, per i mesi di luglio ed agosto, approfittando anche dei mercati aperti e scegliendo i titoli migliori su Piazza Affari e dintorni, senza dimenticare però di dare un'occhiata agli indici anche esteri. Non volendo monopolizzare oltre la conversazione, passo direttamente a presentare i miei ospiti. Gianvito D'Angelo, trader indipendente. Buonasera Buongiorno, Gianvito. eccoci qui. Perfetto. So che tu sei solito coniugare analisi intraday e multiday su indici, azioni, futures, quindi una figura piuttosto vasta per quanto riguarda il tuo curriculum, oserei dire, giusto? Sì, diciamo che guardare grafici, osservare grafici in generale la ritengo una passione prima ancora che un'opportunità di guadagno. Per cui si inizia come sempre magari da time frame piccoli, perché è quello che più o meno tende a fare il principiante, e poi man mano si comincia un attimo ad avere una visione un pochino più panoramica in generale dei mercati. Ed è quello che faremo oggi appunto sia sull'indice italiano che su quelli esteri. Perfetto, insieme a te ci troviamo tra i nostri ospiti anche Pietro Riglia, una presenza ormai fissa e graditissima negli incontri organizzati da Trend Online, trader indipendente specializzato in mid cap e il cui portafoglio può vantare, correggimi se sbaglio, a tutt'oggi una performance addirittura del 69% negli ultimi 12 mesi, giusto? Perfetto, buonasera a tutti. E inoltre abbiamo con noi anche Davide Pantaleo, analista anche egli di Trend Online. E appunto da te, Davide, vorrei partire parlando direttamente di Piazza Affari. Ripeto, abbiamo Piazza Affari ancora aperto e possiamo quindi approfittare della situazione. Una situazione molto particolare in questi giorni, visto che la piazza italiana è stata un po' sulle montagne russe. Oggi si esulta. Ieri è stata una giornata piuttosto difficile, in altre parole, volatilità. Quindi a te chiedo, prima di tutto, una panoramica sulla situazione attuale e in particolare magari sulle blue chip, di cui tu ti occupi piuttosto spesso. A te la parola, Davide. Grazie, buonasera a tutti. Proprio oggi ci troviamo a commentare una giornata molto positiva a Piazza Affari. Dopo la debolezza e le incertezze delle ultime sedute, il nostro FTSE MIB è tornato a riprendere con decisione la via dei guadagni. Oggi, tra l'altro, sta mostrando una maggiore forza relativa rispetto alle altre borse europee, recuperando quindi quel gap che si era creato nei giorni scorsi. Tardi di ieri l'indice aveva ceduto oltre un punto percentuale, una perdita che viene ampiamente colmata quest'oggi, visto che mentre parliamo vediamo un rialzo del 2,63% con le quotazioni che sono a un passo dall'area di 21.000 punti. Rispetto alle scorse sedute c'è un segnale un po' più rilevante perché abbiamo visto che nei giorni scorsi l'indice ha oscillato a non molta distanza dai 20.500 punti. Oggi sembra che ci sia la volontà di allontanarsi con più decisione da questo livello, fermo restando che ora bisognerà fare i conti con questo ostacolo rappresentato dall'area dei 21.000-21.100 punti. Quindi, come dicevi e come anticipavi tu nell'introduzione, permane ancora una situazione di volatilità. Non dimentichiamo che il nostro indice dai massimi dell'anno in area 22.5-22.6 ha perso terreno fino quasi ad arrivare ai 20.000 punti. C'è stato uno storno di circa 10%, uno storno se vogliamo fisiologico per quanto rilevante, considerando soprattutto il forte rialzo messo a segno da inizio anno. Fino a maggio, inizio giugno, il nostro indice è stato il migliore in Europa e attualmente conserva ancora comunque un buon progresso rispetto alla chiusura del 2013. Quest'oggi, rispetto, diciamo, a quanto accaduto di recente, il rialzo di Piazza Affari non è guidato solo ed esclusivamente dai bancari, anzi, fatte alcune eccezioni, molti bancari sono meno performanti rispetto ad altri titoli.
Il primo che salta all'occhio è Telecom Italia, che mentre parliamo guadagna oltre 7 punti e mezzo percentuali, con volumi in forte aumento rispetto alle ultime sedute. Il mercato specula su una possibile fusione tra Wind e Trade Italia, un'operazione di cui si era già parlato in passato, ma a quanto pare ora sembra essere molto più vicina e quindi più realistica. Si apre così, si approfondisce il tema del consolidamento nel settore telefonico, che per Telecom Italia rappresenta senza dubbio una buona notizia, e questo giustifica gli acquisti sul titolo. Vorrei segnalare anche il rialzo del STM, che guadagna oltre il 5%, spinto oltre che dalla buona intonazione del mercato, dai risultati trimestrali diffusi ieri sera da Intel. Intel che ha superato le attese sia sugli utili che sul fatturato, e questo lascia ben sperare in previsione dei conti del secondo trimestre che saranno diffusi poi da STM. Prosegue il buon momento di Hughes, che già ieri si era reso protagonista di un bel rialzo e oggi guadagna 4,50, spinto ancora una volta dai giudizi di alcune banche d'affari. Oggi in particolare Equita ha migliorato il rating a hold, quindi si tratta comunque di un titolo da mantenere in portafoglio. Per il momento viene classificato questo rialzo come un semplice rimbalzo, ma il titolo indubbiamente va seguito con attenzione. Vorrei segnalare poi Gitec, che guadagna oltre 4 punti, spinto dalla notizia relativa alla fusione con l'americana International Green Technology, un'operazione che porterà poi al delisting di Gitec da Piazza Affari. Un'operazione che è stata apprezzata soprattutto per le sinergie che si verranno a creare con la fusione, e questo spiega anche gli acquisti sul titolo, complice anche il giudizio positivo degli analisti che hanno espresso solo qualche dubbio sul prezzo pagato. Tra i bancari poi la migliore performance è quella di Banco Popolare, che guadagna quasi il 7%, mentre rimangono più indietro alcuni big del comparto come Intesa e Unicredit. Intesa in realtà riesce a fare meglio di Unicredit, con un rialzo di quasi il 4%, Unicredit si accontenta di poco più del 2%, ma rimane per ora sotto la soglia dei 6 euro. Partendo, questi sono, come dire, i titoli che oggi si stanno mettendo in evidenza, ma non necessariamente sono quelli che andranno poi acquistati nel breve, nelle prossime settimane. Sicuramente da qui alla fine dell'estate il mercato rimarrà ancora preda di una certa volatilità, quindi ci potrebbero essere ancora alternanze di sedute positive e negative. Questo perché Piazza Affari comunque sta vivendo, come dire, una fase di stanca. Dopo i forti rialzi appunto messi a segno da inizio anno, si è avuto questo netto ritracciamento. Per il momento il trend si conferma comunque rialzista, per cui ci sono ancora delle opportunità da cogliere. Partendo dai bancari, anche per questioni numeriche, perché sono i titoli che occupano gran parte del listino e che hanno un peso maggiore. Per le prossime settimane, personalmente consiglierei di lasciare un po' da parte Banca Montepaschi, perché non ha ancora una struttura grafica tale da permettere un ingresso, con una certa serenità. Vista anche la volatilità, visti i volumi tipici di questa stagione, che sono spesso più bassi del solito, preferirei comunque puntare sui titoli più liquidi, meglio capitalizzati, quindi parliamo di Intesa e Unicredit. Tra i due, Intesa San Paolo è comunque da preferire, per una serie di motivazioni, non solo di carattere tecnico, ma anche perché la banca è più sensibile alle mosse annunciate dalla BCE, ha inoltre una struttura di capitale molto più solida e sicuramente non soffre di quella diversificazione geografica di Unicredit, che potrebbe risentire ancora di alcune tensioni in Ucraina e comunque nell'Europa dell'Est. Interessante poi anche Banco Popolare, perché al di là, ripeto, di analisi di tipo tecnico che lascio poi a Gianvito e a Pietro, nella prima parte dell'anno comunque il gruppo ha rafforzato la sua struttura di capitale, quindi sembra posizionato meglio per poter affrontare
le sfide con cui bisognerà fare i conti nei prossimi mesi. Ricordiamo sia gli stress test che l'asset quality review della BCE. Cambiando settore, ovviamente io consiglio personalmente di guardare ed eventualmente di puntare anche su Telecom Italia, intanto perché il titolo comunque ha evidenziato un grande risveglio rispetto ai mesi scorsi, perché rimane al centro di quel tema appunto del consolidamento nel settore delle telecomunicazioni che contribuisce sicuramente ad aumentarne il suo appeal. Come livelli già il recupero odierno di area 0,90 potrebbe favorire nuovi slanci con un primo obiettivo in area 1,1,05. Interessante anche, come dicevo prima, STM che con la seduta odierna si è allontanato con decisione dai 6,5 euro, intorno ai quali si stava muovendo di recente e sembrava non riuscire a trovare quello sprint per spingersi in avanti. Oggi è arrivato questo primo segnale. Già con un ritorno sopra 6,8 avremo ulteriori conferme e ovviamente un segnale ancora più convincente si avrà con la rottura dei 7 euro per un approdo delle quotazioni sui recenti massimi di periodo in area 7,20-7,30. Uno sguardo anche tra i titoli, come dire, consigliati per le prossime settimane, quindi per la stagione estiva. Sono anche Eni e Saipem per diversi motivi. Intanto perché i prezzi del petrolio potrebbero continuare o meglio riprendere a salire dopo le recenti pressioni, visto che permangono comunque tensioni sia in Iraq ma anche in Nigeria, quindi questo potrebbe favorire un incremento delle quotazioni del petrolio. Eni in particolare è un titolo interessante perché dopo la nomina del nuovo amministratore delegato c'è una maggiore fiducia da parte degli investitori nelle strategie del gruppo. Non dimentichiamo che proprio in questi giorni si è tornati a parlare della possibile uscita di Eni da Saipem, dalla sua controllata, quindi un'operazione di questo tipo avrebbe ricadute positive sul debito del gruppo. E poi c'è un altro aspetto molto interessante, che è dato dal rendimento del dividendo. Eni ha un rendimento che è tra i più elevati in Europa e a ciò possiamo anche aggiungere il fatto che è in atto un buyback che, come sappiamo, è un'operazione che di solito contribuisce a sostenere le quotazioni dei vari titoli. Interessante anche Saipem perché sta ricevendo appunto una serie di ordini che rafforzano così le prospettive anche di crescita del gruppo. Sarei invece un po' più cauto, ecco, tra i titoli non da evitare, ma come dire, da approcciare con una maggiore cautela, io segnalerei Fiat, che se da un lato sembra aver, come dire, arrestato un po' la sua discesa, dall'altro non sta riuscendo a trovare gli spunti per spingersi in avanti con decisione. Lo vediamo nelle ultime settimane, lo abbiamo visto sempre muoversi tra i 7 e gli 8 euro. Sicuramente prima di puntare su questo titolo aspetterei quantomeno un ritorno sopra gli 8 euro con obiettivo poi successivo almeno un euro più in alto, quindi in area 9 euro. Un ultimo tema, se posso, vorrei segnalare tra Azimut, tra i titoli del risparmio gestito. Questo perché intanto il titolo ha un'impostazione grafica molto interessante. Personalmente lo trovo più appetibile di Mediolanum, che invece sembra un po' più indeciso sul da farsi, lo vediamo anche dalla performance realizzata da inizio anno, mentre Azimut potrebbe approfittare di un'eventuale rimonta del mercato, sostenuto anche dagli ottimi dati sulla raccolta mensile che spesso fanno registrare nuovi record, quindi questo offrirà poi un ulteriore sostegno alle quotazioni del titolo. Perfetto, quindi in estrema sintesi e per una visione generale ci attende un'estate burrascosa, ma non dobbiamo farci spaventare. Con un occhio ai prezzi del petrolio che potrebbero salire e i bancari da monitorare, ma con ottimismo, giusto? Sì, con ottimismo e come dire, con una certa cautela perché personalmente non mi aspetto quella crescita che abbiamo avuto
nella prima parte dell'anno per quanto riguarda i bancari. Molti titoli, Unicredit, Intesa, ma anche Banca Popolare di Milano, Banco Popolare, sono saliti molto nella prima parte dell'anno. Ovviamente quel ritmo di crescita non poteva essere sostenibile, quindi c'è stata un'interruzione di questa ascesa. Nelle prossime settimane, quindi da qui alla fine dell'estate, non mi aspetto questa crescita così vigorosa, mi aspetto piuttosto un andamento altalenante, quindi potremmo assistere, per tradurlo in termini pratici, a giornate in cui avremo rialzi di 4 punti percentuali, seguite poi da sedute con ribassi da 3 punti percentuali, e quindi il risultato finale potrebbe anche essere quello di quotazioni non molto distanti da quelle attuali. Quindi l'importante per chi vuole operare in questa fase è cogliere queste oscillazioni con operazioni comunque di breve respiro. Cioè, in sostanza, in questo momento io non consiglio di aprire posizioni con un'ottica di medio-lungo periodo, rimanderei piuttosto questa strategia alla fine dell'estate. Questo perché non dimentichiamo, al di là dei caratteri tipici di questa stagionalità, quali la volatilità, i volumi più bassi del solito, che quindi portano a muovere il mercato con più facilità in una direzione o nell'altra, non dimentichiamo che dopo l'estate bisognerà fare i conti con un autunno che potrebbe anche rivelarsi, se non difficile, quantomeno incerto. Da una parte avremo la Federal Reserve che concluderà il suo piano di acquisto di titoli di Stato, quindi una politica monetaria che diventerà sempre meno espansiva, con la minaccia anche di un rialzo dei tassi prima del previsto. Del resto un'indicazione in tal senso era arrivata ieri dalla stessa Presidente Yellen. Per cui i mercati dovranno ragionare con un atteggiamento diverso, che non sarà restrittivo da parte della Fed in maniera immediata, ma sicuramente non sarà più accomodante come quello fatto finora. Se da una parte la Fed chiuderà sempre più i rubinetti della liquidità, dall'altra la BCE invece potrebbe aprirli. Forse più di qualcuno dice che avrebbe dovuto già farlo. In questo momento non c'è stato ancora un vero e proprio intervento deciso, il famoso piano di quantitative easing della BCE non è stato messo in campo, ma non è escluso che possa assistere nei prossimi mesi, quindi anche dopo l'autunno, a delle mosse di questo tipo, specie se l'economia europea dovesse mostrarsi un po' claudicante e quindi evidenziare più incertezze del previsto. Per cui il consiglio generale, diciamo, al di là della scelta del singolo titolo, è quello di avere un atteggiamento improntato alla cautela. Questo da una parte potrebbe, come dire, portare a credere o a temere di perdere qualche occasione, ma credo che a partire poi dalla fine dell'estate si profilerà un quadro del mercato più chiaro e definito e si potranno affrontare con più serenità scelte di investimento più redditizie. Perfetto. Dunque, adesso passo la parola a Pietro, restando sempre su Piazza Affari. Pietro, il tuo forte sono le mid-cap. Dei consigli e una visione generale. Intanto saluto come al solito gli ospiti di stasera e lo sponsor come al solito che hai menzionato tu, FX Global Market. E parto dalla visione generale appunto sui mercati, poi andiamo a vedere qualche titolo, poi lasciamo a Gianvito anche la sua view sugli indici. E per quanto riguarda la visione generale, l'ultima settimana abbiamo visto e sono state abbastanza burrascose sui listini nazionali, in particolar modo su quelli periferici. Un'altra volta la scorsa settimana, cioè in assenza di dati macro importanti, il mercato è andato a concentrarsi sul settore bancario con le conseguenze che arrivavano dalla banca portoghese Spirito Santo, e ricordo, ormai lo sanno tutti, il mancato rimborso di un bond appunto da parte della banca portoghese, e questo ha fatto riemergere sui mercati azionari lo spettro appunto del contagio che abbiamo avuto sentore tanti anni, 2-3 anni fa, e quindi ha riportato nuove vendite, in particolar modo su Piazza Affari. Ricordo che il listino italiano è stato il peggiore, uno dei peggiori a livelli appunto globali, insieme alla Francia, nelle ultime settimane, anche perché, come lo ripeto sempre, listino FTSE MIB, in cui il settore bancario ha sempre una parte importante nelle salite e anche nelle discese. In più la debolezza delle ultime giornate sono state anche i deludenti dati che sono arrivati
Ancora una volta la Germania, la produzione industriale tedesca risultata sotto le attese, terzo mese consecutivo al ribasso, ZEV che conferma appunto una fase appunto di debolezza dell'economia tedesca, e questo si unisce agli altri dati macro che sono stati sotto le attese per quanto riguarda la zona euro, e quindi vendite che in un certo qual modo sono state appunto più pesanti sui listini periferici. Cosa c'è stato di nuovo nell'ultima giornata soprattutto? Intanto abbiamo avuto durante la mattinata i positivi dati che sono arrivati dalla Cina, PIL del secondo trimestre risultato sopra le attese, produzione industriale anche, ricordo la massa monetaria della Cina nella giornata di ieri che è salita quasi al 15%, quindi notizie positive da parte appunto dell'economia cinese che hanno riportato entusiasmo sui mercati, ma attenzione, perché ne abbiamo parlato negli ultimi eventi quando parlavamo di una possibile bolla sui listini americani. Gli ultimi dati societari, il secondo trimestre che sta arrivando appunto da oltreoceano, ci conferma in un certo qual modo invece delle società che sono in forma. Gli ultimi dati, Goldman Sachs, BlackRock, nel settore finanziario, ma anche Intel, come diceva Davide, nel settore high-tech, confermano appunto società appunto che sono appunto in forte ascesa, e quindi questo in un certo qual modo mette in un angolo la possibile paura, timore di una bolla speculativa sul listino azionario americano. Nonostante nella giornata di ieri la Yellen ha confermato che in alcuni settori come le biotecnologie possono esserci dei prezzi leggermente gonfiati. E cosa attenderci nelle prossime settimane? Confermo ancora una volta che, come ha detto Davide, un periodo estivo altamente volatile, ma nonostante la volatilità che dovrebbe appunto essere confermata nelle prossime settimane, continuo ancora una volta a sostenere che l'equity, le azioni rimangono al momento l'asset con ottime prospettive anche nei prossimi mesi. Ancora una volta bisogna fare attenzione alla selettività più volte ribadita nei nostri interventi. E per quanto riguarda il mercato azionario, quindi titoli che durante i prossimi mesi possono darci appunto ottime opportunità di acquisto, segnalo tra le mid cap il titolo BS, è un titolo che è all'interno di un ottimo trend rialzista, e su questo titolo confermo come consiglio, come al solito, di usufruire delle prese di beneficio che naturalmente, basta guardare il grafico, arrivano sul titolo per far entrare questo titolo all'interno di un nostro portafoglio, quindi prese di beneficio all'interno di un trend rialzista. Quindi questo è un titolo che durante i prossimi mesi, anche basta guardare il grafico, ha sofferto pochissimo anche e nelle ultime giornate in cui i listini azionari erano pesanti. E per andare invece sul settore bancario, vado leggermente contro Davide, segnalo tra le popolari, ancora una volta, più volte segnalata, è la Popolare di Milano. E anche questa, consiglio a questo punto di attendere ulteriori livelli, come può essere area 0,69, 0,70, ma rimane la preferita tra le banche di medie dimensioni sia in termini di capitale che di asset quality, quindi nel senso è uno dei titoli su cui consiglio di fare molta attenzione. Quindi primo segnale positivo oltre 0,70 e primi target sui top di periodo, che poi sono alla fine i top degli ultimi anni, in area 0,735-0,740. Altro titolo, e rimango ancora tra i bancari, è il titolo Banca e Banca IFIS, titolo che nonostante le discese delle ultime sedute, discesa appunto che si è fermata in area 13 euro, consiglio appunto ancora una volta uno dei titoli che durante l'arco del 2014 potrà dare appunto ottime soddisfazioni. Un primo reale segnale positivo lo avremo con il break di area 14,25,
5 e primi test in area 15. Rimango ancora leggermente sottopesato, poi andremo a vedere quando appunto parleremo di come distribuire il portafoglio, sottopesato nel settore lusso, con l'unica eccezione del titolo AF, titolo che risulta essere appunto molto interessante, segnali e giornate di forti rialzi accompagnati da volumi in espansione, e al contrario le normalissime prese di beneficio, che basta guardare il grafico, si sono arrestati sui primi supporti posti in area 1,17-1,18, sono stati appunto accompagnati da pochi e scarsi volumi. Quindi attenzione al titolo OBS. Nella giornata di ieri abbiamo già avuto un primo segnale positivo con conferme sopra le 1,28, un primo segnale di forza, quindi di segnale long, lo avremo con il break dei massimi di periodo in area 1,35-1,40. Nonostante il settore lusso, abbiamo visto le performance negative di Yux, Tots, Ferragamo, Moncler nelle ultime settimane, il titolo AF al contrario ha dimostrato un'ottima forza relativa nei confronti appunto del settore, e quindi questo deve in un certo qual modo metterci un campanello, perché appunto con il break di area 1,40, grazie anche ai volumi in aumento, dovrebbe sicuramente essere uno dei titoli più interessanti all'interno del settore lusso e quindi per i prossimi mesi. Poi casomai, se avremo tempo, parleremo anche di qualche titolo invece al ribasso. Ora lascio la parola a Gianvito, che ci dirà qualcosa in più sugli indici e quindi anche la sua view. Perfetto, allora la raccolgo un attimo io per passarla direttamente a Gianvito e dare a te la parola. Gianvito, vai, parla. Grazie Rossana. Allora, prego. Innanzitutto anche ringrazio sia i colleghi che tutti i partecipanti a questo webinar, e vediamo chiaramente, iniziamo dal nostro indice che giustamente ci riguarda in prima persona, visto che stiamo ipotizzando chiaramente di investire su Azioni Italia. E vedete, quello che state visualizzando in questo momento è appunto il nostro indice su Time Frame Daily, quindi ogni candela un giorno, e sotto ho messo un semplice indicatore di volatilità che è l'ATR, per chi non lo conosce. L'ATR sarebbe l'Average True Range. In termini pratici, il numerino che voi vedete qui a destra in rosso è una cosa molto semplice, indica più o meno di quanto si muove, quindi potremmo dire in gergo tecnico indica la velocità del prezzo nell'unità di tempo. Quindi in questo caso l'ATR di solito viene settato a 14 periodi, e quindi in questo senso ci sta dando appunto la volatilità media a 14 giorni. Vedete una cosa molto interessante, per esempio vedete la volatilità su questa discesa che c'è stata. Vedete, se io vado a mettere, vedete, comincio ad andare sui massimi o sui minimi di periodo, notate una cosa molto interessante, cioè che quando inizia una discesa, vedete, la volatilità aumenta, ed è quello che è successo negli ultimi giorni, e per quello appunto i miei colleghi appunto parlavano di volatilità in crescita, mentre stranamente rispetto al luogo comune che vuole normalmente gli strappi al rialzo, normalmente i rialzi invece sono associati a diminuzioni di volatilità. Infatti vedete, se io vado col cursore e comincio a partire ad esempio, vedete, da un minimo principale, vedete che man mano che il prezzo sale la volatilità diminuisce sempre, e quando più o meno si raggiunge un massimo di swing siamo praticamente su picchi minimi di volatilità, e quando la discesa riaumenta, vedete anche qui, vedete automaticamente la volatilità ricomincia a aumentare. Questo come può essere sfruttato in termini operativi? Ad esempio, vedete adesso la volatilità da questi minimi di swing in poi, vedete praticamente sulla discesa, vedete che sta ancora in aumento, anche con la seduta di oggi che è stata tutto sommato eccezionale come performance positiva, ma malgrado questo vedete che la volatilità è in aumento. Quindi ad esempio, per chi fosse idealmente in posizioni short, quando è che bisognerebbe andare a chiudere la posizione? Quando la volatilità comincia a diminuire. Al contrario, quando è che io potrei essere pronto per aprire posizioni long? Quando la volatilità automaticamente avrà una sorta di inversione di trend. Quindi vedete, al momento la volatilità non sta minimamente provando a decrescere. Questo vuol dire sostanzialmente che il ritracciamento, perché in quello che ha fatto il mercato dai 22.500 punti fino ai 22.270 più o meno, può essere considerato a tutti gli effetti un ritracciamento.
molte volte, soprattutto le persone che mi seguono su Facebook, che in generale con cui faccio formazione, molte volte si soffermano, in qualche modo mi chiedono delucidazioni sul concetto di trend. Dice, come faccio a essere sicuro che il trend sia long o sia short? Perché c'è sempre qualcuno che dice che il titolo salirà e c'è sempre qualcuno che dice che scenderà. Allora è molto semplice, ce lo deve dire direttamente il grafico. Se io prendo direttamente questo grafico e vado ad analizzare le sequenze di minimi e massimi di swing, noto una cosa molto semplice, vedete, parto direttamente da un anno fa, cioè estate 2013, vedete qui in basso a sinistra, se io comincio a unire tutte le sequenze di minimi e massimi, automaticamente trovo in maniera incontrovertibile che il trend è long, perché tutti i minimi di swing sono tutti i minimi più alti. Vedete, potrei continuare fino agli ultimi, e tutti i massimi di swing sono massimi più alti dei precedenti, e se le sequenze sono positive, il trend è positivo. Vedete anche qua, per parlare, andando ai nostri giorni, mi avvicino così vedete tutti meglio, vedete qui il mercato che cosa ha fatto? Ho detto anche con Davide, soprattutto alle interviste, per chi mi segue settimanalmente proprio su Trend Online, sia con la parte appunto scritta che con la parte video, che mi aspettavo intorno ad area 20.400 punti, che era appunto un valore medio che io avevo calcolato, e mi aspettavo appunto un minimo di swing più alto. Per quale motivo? Non è una scienza magica o segreta l'analisi tecnica. Vedete, il mercato che cosa ha fatto? Ha generato sempre i minimi più alti, per cui mi posso aspettare che il prossimo minimo, cioè più o meno quello attuale, possa in qualche modo essere più alto del precedente. Vedete che il precedente è poco sotto, vi segno il livello esatto, vedete, è poco sotto i 20.000 punti, più o meno intorno all'area 19.900. Per cui è chiaro, passandoci la media a 200 periodi, passandoci un precedente minimo di swing ed essendo di fondo un trend long, vedete oltretutto come il mercato rispetta, soprattutto il nostro FTSE MIB, l'analisi tecnica classica. E cioè vedete che precedenti massimi di swing hanno avendo la funzione adesso di supporto. Per cui qual era l'idea che appunto ci eravamo fatti con Davide durante l'intervista dell'altro giorno? È quello di dire, se stiamo generando dei minimi più alti, fino a prova contraria il trend è long. E se il trend è long, volendo essere in questo caso pessimisti a tutti gli effetti, a tutti i costi, potremmo pensare che nel peggiore dei casi, seppur il trend dovesse cambiare, il mercato dovrebbe fare che cosa? Arrivare almeno sui precedenti massimi più bassi. Vedete l'area che ho indicato qui, quella compresa fra i 21,7 e i 21,9. Per cui se anche il mercato volesse disegnare un test e spalle ribassista, cosa ripeto che al momento, diciamo anche con l'intervista, al momento non è considerata l'ipotesi più probabile, malgrado non si possa chiaramente escludere, in questo caso almeno in quell'area dovrebbe perlomeno tornare il prezzo, quindi ripeto poco sotto i 22.000 punti. Quindi questa è l'idea sul nostro FTSE MIB, quindi un'idea dove adesso siamo long di lungo, quindi se ragioniamo in termini di mesi o addirittura di anni, siamo in questo caso long di breve, perché ipotizziamo che appunto quest'area sia un'area di minimi di swing, e siamo short ancora soltanto di medio, perché? Perché vorremmo avere che cosa? Una certezza dal punto di vista delle sequenze che in effetti il mercato voglia andare a generare un massimo più alto, e quindi più alto, vedete, vi metto direttamente il livello, vedete, più alto dei 22.600 punti circa che ha avuto appunto come livello top un po' di tempo fa. Quindi questa è l'idea sul nostro FTSE MIB. E ditemi se vogliamo analizzare subito direttamente gli altri indici, altrimenti io continuo, passo la parola a te, Rossana. Allora, possiamo fare una cosa. Io direi di vedere un attimo gli indici statunitensi. Sì. Se ci sei, ok. Ah, sì. Giusto una visione per quanto riguarda in generale. E poi dopo vorrei approfondire un attimo con Pietro un argomento poi successivamente. Allora, a te la parola. Andiamo allora a visualizzare l'S&P 500. Sapete, il più importante indice al mondo. E quello sostanzialmente che dà un po' la direzione a tutto il mercato, quello che più o meno tutti gli operatori guardano, è sicuramente un punto di riferimento eccezionale, e poi può essere chiaramente uno strumento anche da dare. Intanto vediamo nel lungo periodo, vedete che cosa sta facendo il mercato e soprattutto quali massimi ha abbandonato.
Cos'è la cosa che dobbiamo, a cui non dobbiamo, tra virgolette, cedere come tentazione? Quella di andare a comprare o vendere supporti soltanto nella speranza che tengano o vengano rotti. Perché? Perché l'individuazione di supporti e resistenze ci dà sicuramente delle aree su cui intervenire, ma ci deve essere una strategia che ci dice da quale parte intervenire e quindi in questo senso anche quale parte escludere. Sappiamo di essere in un modello decisionale, seppur semplificato, dove ogni trader può chiaramente comprare, vendere, ma anche non fare nulla, che è a tutti gli effetti una scelta. Per cui è chiaro che sapere su quale livello attivarsi non vuol dire sicuramente sapere anche in quale direzione farlo. E allora anche qua che cos'è che bisognerebbe fare? Quello di cercare di non comprare per forza a prezzi, tra virgolette, convenienti, ma è quello di andare a individuare prima di tutto un trend. È chiaro che se il trend già esiste, e questo come vedete è un trend, è chiaro che il prezzo probabilmente è salito, altrimenti non avrebbe formato chiaramente il trend. Alla luce di questo qualcuno potrebbe pensare, beh, non sto comprando a prezzi convenienti, è molto meglio statisticamente comprare qualcosa che già ha manifestato un trend e andare in quella direzione, piuttosto che provare a fare il colpaccio e provare ad esempio a comprare una cosa che è scesa molto, soltanto perché si pensa e si valuta che la discesa è già stata, tra virgolette, sufficiente e quindi possa in qualche modo arrestarsi. Questo, ripeto, è un tipo di trading altamente da sconsigliare e statisticamente perdente. E allora, dato un trend, andiamo sui mercati americani, vedete, abbiamo sempre il time frame daily, e vedete che anche qua c'è una legge molto semplice che viene in qualche modo, vedete, sempre rispettata. Vedete, precedenti resistenze che vengono rotte e su cui il mercato va a fare costantemente pullback. Vedete anche qua, anche quello dopo, vedete anche qui, il mercato per ben due volte ha tenuto direttamente il livello. Questo cosa vuol dire? Quando il mercato fa una cosa del genere è nella sua massima espressione di forza, cioè quando i massimi più alti diventano a quel punto supporti, quando il mercato va a generare dei minimi più alti. E ripeto, in questo caso qui è l'esemplificazione. Vedete, un mercato che prima definisce una resistenza e quella stessa resistenza che poi, come vedete, viene definita come supporto dai prezzi stessi. Anche qua notiamo una cosa molto interessante sulla volatilità. Vedete che durante la salita che il mercato ha avuto negli ultimi mesi, vedete la volatilità com'è crollata e com'è praticamente sull'S&P ai minimi storici. Vedete, quasi mai il mercato ha toccato questa volatilità così bassa. Questo sostanzialmente come si traduce? Anche qua, finché il mercato non avrà un aumento di volatilità, tenete conto ad esempio che sulla TR si può fare proprio analisi tecnica. Ad esempio io potrei tirare anche qui una trend line, ad esempio questa, vedete? E avere una sorta di certezza da un punto di vista geometrico, cioè finché il mercato non va a rompere e quindi ad invalidare questa sorta di trend dell'ATR, automaticamente è molto probabile che il mercato continui a manifestare il trend che è già in atto e quindi sicuramente a rialzo. Potrei ad esempio decidere di uscire da un long, se ho posizioni di lungo periodo, quando ad esempio l'ATR in qualche modo mi sta dicendo, aumentando la volatilità, che qualcosa nel trend sta cambiando. L'assunto, ricordiamolo a tutti, per chi magari non lo ha ben preciso in mente, i rialzi sono sempre associati a ribassi di volatilità o comunque a volatilità bassa, mentre i ribassi sono sempre associati a aumenti di volatilità o comunque a volatilità già molto alta. Questo, ripeto, va un po' contro il luogo comune dove si pensa che anche quando il mercato sale lo faccia con strappi a rialzo e quindi con aumenti di volatilità. Sappiamo, ripeto, che un trend sano non fa assolutamente questa cosa qui. Quindi finché, ripeto, il mercato manifesterà una volatilità così bassa, veramente su dei minimi molto importanti, possiamo stare certi, ripeto, che l'S&P e probabilmente quindi anche tutti gli altri mercati in qualche modo continueranno a salire e quindi potremo in qualche modo mantenere i titoli in portafoglio che più sono rappresentativi dell'indice che stiamo osservando. Questa è, ripeto, la panoramica sul più importante indice americano e sul nostro FTSE MIB. Ottimo, ti prendo un attimo la parola perché vedo che l'animo del coach ha preso il sopravvento e su quello dell'oratore. E quindi passo un attimo la parola a Pietro perché, come dicevo prima, volevo approfondire un argomento in particolare.
Nello specifico, appunto, sentendo quanto ci ha detto Gianvito, notavo che ci sono tantissimi errori che vengono fatti anche da persone che si ritengono esperte per quanto riguarda il trading, perché in effetti ricordiamo che il primo nemico del trader è addirittura se stesso, sembra un paradosso, ma è così. A quanto pare, come dicevo, sono parecchi, soprattutto per quanto riguarda la divisione non sempre giusta del portafoglio, a volte squilibrata verso il rischio, soprattutto quando appunto si tratta di dover recuperare perdite importanti, e allora arriva lo strumento finanziario forse un po' subdolo, se vogliamo, o comunque molto particolare. Sto parlando dell'investimento con leva, ovvero moltiplicare la performance rispetto a un sottostante. È uno strumento che per molti apparentemente potrebbe essere una soluzione ideale, eppure, come tutti gli strumenti, deve essere ben analizzato, ben evidenziato e soprattutto capirne immediatamente sia i rischi e i benefici. Io partirei dalla leva in primis e mi rivolgo appunto a te, Pietro, per avere qualche dritta, qualche idea in generale, per poi allargare il discorso un poco a tutti i tipici errori che possono fare gli investitori o anche i trader un pochettino meno esperti, perché in effetti uno dei più comuni, e cito il primo che mi viene in mente, è proprio quello di entrare nel mercato prima di tutto senza un piano preciso, il che è assolutamente gravissimo, e secondo addirittura senza neanche conoscere le dinamiche del mercato, che apparentemente potrebbe sembrare una cosa ovvia, ma non lo è se si pensa che per esempio quando dobbiamo fare un viaggio, dobbiamo andare da qualche parte, ci armiamo di navigatori satellitari, di mappe, TripAdvisor, amici, feedback e tutto quanto, e quando invece si tratta di investire i nostri soldi siamo un attimino così, entriamo all'arrembaggio sul mercato. Detto questo, Pietro, passo la parola a te per avere appunto qualche specifica riguardo. Prego. Grazie Rossana. Sì, questo è un argomento interessante, anche perché più volte l'investitore che opera sui mercati prende la borsa come se fosse una sala scommesse, e questo è essenzialmente vero, ne abbiamo parlato anche a Rimini. La maggior parte dei trader perdono sul mercato, perdono perché c'è la mancanza di una strategia, di una disciplina, e la faccio veloce perché altrimenti facciamo e sarebbe un argomento da trattare per ore questo, la mancanza quindi di una strategia, di una disciplina, la mancanza soprattutto degli stop, e quindi il più delle volte quando io anche durante, e come diceva Gianvito, lui durante i suoi coach, o io durante le mie sessioni, i miei corsi personalizzati, chiedo cosa può porta l'investitore, il trader a comprare un titolo, molte volte la risposta è farfugliata, non c'è dietro lo studio di un grafico, come diceva Gianvito, che poi alla fine il grafico deve essere la tua cartina di tornasole, il grafico ci dà l'idea del trend, ma ci dà anche l'idea poi studiata attentamente dove entrare, come entrare, dove stabilire un target rialzista, dove stabilire lo stop. Ricordo, lo stop è la prima regola di money management per evitare di portare appunto il capitale ad essere perso completamente nel breve tempo possibile, e quindi quando poi subentrano diverse perdite, ecco, come dicevi tu, entra in gioco la leva, e la leva io è uno di quegli strumenti che consiglio solamente al trader esperto, anche perché la leva ti fa, anche con le tantissime pubblicità che si vedono anche in giro, ti fanno proprio venire l'acquolina in bocca, ti mettono davanti guadagni stratosferici, quindi l'investitore, il trader inesperto crede appunto che sia tutto facile, ma poi la leva ti porta velocemente, se non appunto usata coscientemente, ti porta a correre tantissimi rischi e il più delle volte a perdere l'intero capitale. Quindi il consiglio che do sempre è quello appunto di operare innanzitutto
con l'uso soprattutto degli stop, cercare di studiare il grafico attentamente, anche perché è la nostra cartina di tornasole, e poi evitare appunto, evitare se non si è esperti, se non si ha appunto, non si hanno appunto le nozioni più importanti, riuscire appunto a come gestire il proprio capitale, ad evitare appunto questo tipo di strumento. Cosa anche più importante e che consiglio è quello solitamente quando si opera sui mercati di costruire anche un portafoglio, di non operare con l'intero capitale su un solo titolo, anche perché in questo modo aumenteremo ancora di più il rischio. Quindi dividere il portafoglio, scegliere i settori che al momento sono interessanti. Io ho visto nelle ultime settimane persone appunto che mi hanno contattato con un portafoglio ricco, pieno di bancari. Cioè, in un momento, nel breve, ricordo che nel breve il trend è negativo e le banche erano quelle che davano, inviavano i segnali di debolezza, era il settore che all'interno di un portafoglio deve essere evitato. E quindi costruire un portafoglio titoli con uno, massimo due titoli del settore appunto che al momento è più in voga, e poi appunto avere una parte del capitale sempre a propria disposizione. Quindi evitare la sovraesposizione, evitare soprattutto quando si opera sui mercati di mettere il capitale che serve per vivere. Molti fanno anche questo, quindi questo è uno degli errori ancora di più madornali che si riscontra con l'investitore che approccia appunto per le prime volte il mercato. Quindi da questo punto di vista bisogna fare molta attenzione. Tornando un attimo indietro, visto che abbiamo alcune domande dei tanti presenti questa sera che parlavano appunto se il rialzo dei tassi della Fed può essere un ostacolo alla continuazione del trend rialzista che abbiamo sui mercati azionari, la risposta al momento è no. Ricordo che la Yellen nella giornata di ieri ha confermato un possibile rialzo dei tassi se l'occupazione dovesse mostrare segnali di miglioramento. Il tasso di interesse non verrà comunque alzato nel tempo appunto più breve, non prima del primo semestre 2015, e ricordo che i tassi reali appunto sui Fed Funds al momento sono negativi, quasi sotto l'1,5%, quindi anche se la Fed dovesse iniziare ad alzare i tassi dopo il secondo semestre del 2015 dello 0,25%, il tasso reale non tornerà ad essere positivo prima del 2016, quindi attenzione anche a questo. E poi se la ripresa economica della statunitense dovesse essere confermata, è normale quindi un rialzo dei tassi, sarebbe negativo per il mercato un rialzo dei tassi dovuto a una salita, ad un'impennata dell'inflazione. Perfetto, allora a questo punto raccolgo un'altra volta una frase di Pietro che vorrei girare direttamente a Gianvito. Prima Pietro ha detto: il trader può credere che sia tutto facile in occasione appunto dello sfruttamento dell'investimento a leva. Mi viene in mente invece un altro caso, quello del trading simulato. Trading simulato che può essere una palestra oppure può essere, diciamo così, una falsata cartina di tornasole per chi invece parte più sereno e più tranquillo ad operare sul simulato e poi si trova forse una realtà diversa quando deve giostrare con il denaro reale. Pietro, questa è una domanda che rivolgo, scusami Gianvito, questa è una domanda che rivolgo direttamente a te. Sì, sono d'accordo con quello che ha detto Pietro. In generale, normalmente io mi muovo sempre per esempi, per spiegare le cose anche alle persone che tra virgolette frequento anche su Facebook o in generale sui canali di comunicazione degli eventi pubblici. Faccio sempre l'esempio del pilota d'aereo. Immaginiamoci se io potrei mai prendere un volo se il pilota che appunto piloterà il mio aereo non avesse avuto un buon bagaglio a livello teorico, non gli avessero spiegato esattamente come funziona l'aereo e se non avesse fatto delle simulazioni prima ancora di iniziare a guidare l'aereo, ma gli avessero detto: sai che ti dico, fai una cosa, sali direttamente sull'aereo, vedrai che in qualche modo riuscirai a guidarlo, in qualche modo riuscirai a non precipitare.
È ovvio che questa cosa non è attuabile, eppure nel trading si fa esattamente questo, cioè si inizia dalla pratica come se la pratica fosse a priori più importante della teoria. È il naturale complemento della teoria, ma non può sicuramente da sola fare il 100% del risultato, non potrebbe farlo mai. Anzi, dirò di più, nel trading secondo me c'è una componente a livello di educazione mentale e a livello quindi di conoscenza anche delle regole della dinamica dei prezzi che vanno in qualche modo imparate subito, perché il rischio è che si pensi che le cose in realtà siano totalmente diverse dalla realtà. Faccio un esempio, molte persone mi contattano spesso dicendomi ad esempio una certa cosa, e ho comprato questa azione e poi è scesa, l'ho shortata e poi è salita, l'ho ricomprata, è scesa, eccetera, eccetera. Andava praticamente sempre dalla parte opposta a dove andavo io. Ora, è probabile che anche questo non sia un caso, così come se io faccio tutte operazioni in gain, probabilmente vuol dire che sono bravo, è altrettanto vero che se io facessi tutte operazioni in loss, probabilmente non sarebbe semplicemente sfortuna. Allora, da che cosa può dipendere un risultato totalmente negativo? Dal fatto di pensare che sono vere alcune dinamiche di prezzo che in realtà non sono vere, perché se il mercato ci dà costantemente torto, probabilmente segue delle leggi che io non conosco o che magari mi sforzo in qualche modo inconsciamente di ignorare. Ad esempio, vedendo il grafico che stavamo osservando prima e che appunto abbiamo ancora davanti, e cos'è che ci potrebbe dare una mano da questo punto di vista? Ad esempio, io faccio sempre l'esempio dell'entrata in breakout. Un'entrata in breakout, e cioè sulla rottura ad esempio di una resistenza, se siamo in un trend long, non è in sé una entrata sbagliata, perché se tu mi dici qual è il trend e poi mi dici che sei entrato long, io non ti posso dire che formalmente stai facendo un'entrata sbagliata. Però stai facendo un'entrata che io considero non efficiente. Perché? Perché quando il mercato supera il precedente massimo più basso e quindi in qualche modo appunto crea il breakout, in realtà il trend che si sta manifestando è già incominciato da un po'. È un po' come, ripeto, arrivare al secondo tempo di un bellissimo film. Vale sicuramente la pena vederlo, il problema è che forse non capirò del tutto la trama e quindi non apprezzerò in toto diciamo la bellezza del film stesso. E allora in qualche modo che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo guardare il film fin dall'inizio, e se lo guardiamo dall'inizio avremo anche la esatta percezione di quando esattamente entrare sul mercato. E ripeto, l'entrata in breakout sicuramente non è una giusta entrata per quanto riguarda in questo senso appunto il trade long. Volevo poi ringraziare anch'io FXGM per appunto la creazione dell'evento e Trend Online, e appunto che ci hanno dato la possibilità di essere qui e di parlare alle persone che ci stanno ascoltando. È interessante la piattaforma appunto che abbiamo, che si può direttamente consultare via web, perché WebProfit non ha bisogno in questo caso di aver installato nessun software sul nostro computer, e vedete, possiamo vedere su vari time frame direttamente appunto i mercati che ci interessano. Abbiamo tantissime possibilità appunto dalle valute, quindi sul Forex fino ai CFD, anche sulle tutte le più importanti azioni italiane, tra cui appunto quelle che in qualche modo noi abbiamo appunto, di cui abbiamo parlato direttamente oggi. E poi dimmi. No, io ho quasi concluso, volevo semplicemente dire, visto che probabilmente non avrò più l'opportunità di parlare, appunto volevo semplicemente dare direttamente i miei riferimenti, quindi chi mi vuole contattare può farlo direttamente sulla mia mail o chiedermi direttamente l'amicizia su Facebook. Non so in questo momento se state vedendo direttamente il mio schermo, credo di sì. In questo momento credo ci sia ancora il sondaggio, se non sbaglio. No, okay. Comunque sia, a questo punto, visto che hai anticipato i saluti e che comunque siamo già agli sgoccioli e alla fine, approfitto anch'io ovviamente per passare la parola prima di tutto a Pietro, in modo che possa dare anche lui saluti e ringraziamenti vari. A te la parola. Ringrazio tutti, quindi l'appuntamento come a venerdì abbiamo un nuovo evento sempre insieme a Trend Online, poi come al solito la rubrica settimanale del lunedì sera azionariato buy and sell. Quindi ringrazio tutti e l'appuntamento è ai prossimi webinar.
Perfetto, detto questo non mi rimane quindi che ringraziare anche Davide Pantaleo che è stato con noi dall'inizio e Grazie ringraziare appunto in primis quindi anche Trend Online, il nostro sponsor più volte citato FXGM, la società specializzata nell'offrire servizi e piattaforme per il trading online. Quindi detto questo saluto tutti voi e il nostro pubblico, alla prossima, arrivederci. a voi. Arrivederci a tutti. Arrivederci a tutti. Arrivederci.